In questa parte del video vi mostrerò la nostra app HT Analysis, scaricabile gratuitamente dallo store sia Apple che Android. HT Analysis è compatibile con tutti i nostri strumenti equipaggiati con chip Wi-Fi, quindi strumenti relativi all'analisi di rete come GSC60, PQA 8.20, 8.19 e strumenti dedicati invece alla misura della sicurezza elettrica come MacroTest G3, MacroTest G2, MacroTest G1. Vi mostrerò adesso come interpretare più che altro i dati appena scaricati dal nostro IV400 che avete visto in precedenza. Qui c'è l'elenco di tutte le misure che abbiamo fatto, quindi tutte le misure effettuate, salvate all'interno quindi dell'IV400 e scaricate precedentemente. Proviamo a scegliere questa misura. Questa è la curva che noi abbiamo misurato e che è stata riportata alle condizioni standard tramite gli accessori che avete visto prima, quindi la cella di riferimento per l'irraggiamento, sensori di temperatura ed eventualmente Solar02 che era diciamo l'hub di questi due strumenti. Adesso possiamo andare a vedere con questo pulsante in alto a destra tutto quello che è il particolare appunto della curva. Per esempio, in questo caso noi abbiamo inserito la nostra curva misurata, dopodiché possiamo andare ad aggiungere anche la curva del costruttore, quindi la curva con all'interno i dati di targa, quindi del pannello o della stringa. Quindi in questo caso vedete che la stringa del costruttore è giustamente più performante quindi di quella che noi abbiamo appena misurato. La cosa importante è che oltre a questi dati, oltre a queste curve e basta, noi possiamo anche, quindi curve di rendimento IV, possiamo anche andare a impostare la visualizzazione come curve di potenza, quindi abbiamo il punto di massima potenza segnalato qui e noi con il nostro cursore possiamo andarci a muovere e andare a vedere quindi tutti i valori all'interno di ogni punto della curva. Come potete notare, questa è un'analisi che si fa tranquillamente ancora sul campo, quindi non abbiamo bisogno di andare direttamente al software, quindi tornare in ufficio, accendere il computer, aprire il software, eccetera, eccetera. Quindi è un lavoro che si può fare decisamente in modo veloce, ma mi raccomando di registrarsi immediatamente ad HT Cloud. Perché? Perché con HT Cloud, che è un servizio che HT offre gratuitamente, si possono condividere tutte le misure effettuate in tempo reale con il proprio team di lavoro. Facciamo un esempio: questa curva io ho bisogno di farla vedere a un mio collega che è in ufficio oppure non è in ufficio, io non faccio altro che entrare in HT Cloud, che diciamo che una volta fatto l'accesso poi rimane comunque attivo, non faccio altro che dire ad HT Cloud inviala via mail oppure direttamente pubblicala sul cloud. Una volta pubblicata sul cloud la si trova direttamente sul nostro PC che è in ufficio, che è dove vogliamo, quindi che è di un collega o quello che vogliamo. Ci tengo anche a farvi vedere questi dati qui, quindi qui ci sono tutti i dati, chiamiamoli numerici, quindi di tutta la misura, quindi abbiamo il valore di irraggiamento, abbiamo come abbiamo misurato la temperatura, quindi tramite la tensione in modo automatico, eccetera, eccetera. Quindi qui abbiamo, è come se fosse, chiamiamola una radiografia del pannello, quindi abbiamo tutti i dati che vengono fuori. Importante, possiamo aggiungere dei video, possiamo aggiungere dei commenti audio, possiamo aggiungere delle fotografie e delle note testuali. E tutto ciò che noi vediamo qui, quindi alleghiamo e vediamo qui, possiamo poi ovviamente rivederlo tramite PC qualora noi avessimo fatto l'upload della misura su HT Cloud oppure inviata direttamente al nostro collega. Questo è un po' il succo della parte del fotovoltaico. Un'altra cosa abbastanza evidente, come potete notare qui, c'è il dito su o dito giù. Che cos'è? Molto semplice. Dito su vuol dire che la misura è dentro i limiti, quindi dentro le tolleranze, e quindi è una misura che noi possiamo ritenere grosso modo nella norma, quindi possiamo ritenere ok. Qualora il dito fosse verso il basso, possiamo tranquillamente dire che la misura non è andata a buon fine perché appunto non è all'interno dei limiti che abbiamo impostato precedentemente.
Teniamo anche presente una cosa importantissima, possiamo sfruttare una nuova funzione che si chiama compara le misure, che non ci permette altro che fare semplicemente una cosa, noi la chiamiamo timeline. Che vuol dire? Vuol dire che io ho un anno, oggi 2016, vado nel mio campo fotovoltaico, quindi del mio committente, e vado a fare la misura. Faccio la misura e ho una manutenzione programmata anno per anno, mese per mese, come vogliamo noi. Una volta fatta la prima misura, io non faccio altro che salvare tutti i dati del nostro committente, quindi tutte le misure del nostro committente, e quelle che faccio il mese dopo posso andarle a comparare direttamente con quelle del mese prima. Quindi io seleziono la prima curva, poi seleziono un'eventuale seconda curva e vado direttamente a fare appunto la comparazione in tempo reale. Questo ci permette appunto di fare una cosa di questo genere, i VSTC1, i VSTC2. Ecco, queste per esempio sono veramente molto 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 simili, e in questo caso abbiamo la possibilità appunto di andare a capire, vedete qui come sono fatti anche nel particolare le curve, che di solito non è una cosa che viene usata molto, ma qualora si volesse usare è a disposizione, quindi lo zoom in questo caso qui. Nel momento in cui abbiamo delle curve che sono molto diverse, proviamo a vedere se ce ne sono di diverse. Quindi qui abbiamo delta P, quindi il delta della potenza rispetto a quello del costruttore, quindi quella misurata rispetto a quella che ci dà il costruttore, qui è di 0,81, qui invece è di meno 3%, meno 3,22, quindi vuol dire che io qui devo avere dei dati abbastanza diversi. Quindi i VSTC1, i VSTC, ecco qui. Qui è evidente il calo di potenza, che non è molto accentuato, ma è comunque un calo di potenza, che negli anni potrebbe appunto peggiorare. Come fa quest'app ad aiutarci sul serio? Quindi io devo capire da utente, devo capire quali possono essere i problemi e da dove possono provenire questi problemi. Quindi io non faccio altro che andare qui, sempre nel menu in alto, con il più qui, e clicco su questo libricino che c'è qui in alto. E qui mi dice che tipo di curva hai. Bene, io ho questo tipo di curva in questo caso, per esempio. E qui mi dà una serie di accorgimenti, quindi mi dice che cosa potrebbe essere, da dove potrebbe provenire il problema. Quindi ho già delle indicazioni a seconda della natura della curva misurata. Questa è una cosa molto molto importante per chi entra nella manutenzione, ecco, è un grande aiuto per chi entra come novello nella manutenzione degli impianti fotovoltaici.